Anche Green Building Council Italia a fare i conti con l'ambiente. Fare i conti con l'ambiente per la nostra associazione è un punto centrale. Noi ci occupiamo della rendicontazione ambientale, della valorizzazione degli asset immobiliari e dei quartieri e delle città a livello della filiera edilizia. E quindi è stato importante essere presente in questa importante manifestazione. Abbiamo particolarmente gradito l'invito, questa 12ª edizione ci è sembrata ancora più importante delle precedenti, quindi segno che è una manifestazione che sta gradualmente maturando e raggiungendo un livello a nostro avviso molto importante. Abbiamo tenuto un seminario con anche l'Ordine degli Ingegneri e era basato su una particolarità che riguarda la pubblica amministrazione, nello specifico i criteri ambientali minimi per l'edilizia e la relazione con i protocolli energetico-ambientali. Abbiamo avuto molto piacere della presenza dell'assessore all'urbanistica del Comune di Ravenna, dell'Ordine degli Ingegneri, del responsabile scientifico di H2O, Andrea Cirelli, e il piacere anche di essere insieme agli amici organizzatori di questo evento. Il mondo dell'edilizia sostenibile in Italia è una realtà da oltre 12 milioni di metri quadri, tra edifici certificati in via di certificazione con i protocolli energetico-ambientali della famiglia LEED GBC, tanto per dare un esempio. E a livello di pubblica amministrazione i criteri ambientali minimi stanno fortemente richiedendo questo tipo di approccio e in qualche modo esortando anche il pubblico a ragionare di asset immobiliari facendo i conti con l'ambiente.